New Amsterdam, trama quarta puntata. Max Godwin non migliora. New Amsterdam, in onda su Canale 5, giunge al suo 19° episodio. Da un po' di tempo la struttura è orfana del suo valoroso condottiero, Max Godwin, alle prese con la cura di una difficile malattia. Nonostante ciò, l'uomo non sta facendo mancare il suo supporto ai colleghi. In questo momento sta vivendo forse il momento più difficile della sua terapia. Il suo fisico è provato e sta perdendo molto peso. Riuscirà la dottoressa Staunton a fargli recuperare un po' di forze? Prima di approfondire ogni dettaglio riguardante tutti i protagonisti di New Amsterdam, facciamo un breve riassunto degli ultimi avvenimenti. New Amsterdam, dove eravamo rimasti? New York è invasa da una grandissima tormenta di neve. Il New Amsterdam è in difficoltà. Molti ospedali sono costretti a chiudere e a mandare i pazienti al pronto soccorso dell'ospedale diretto da Max, che presto si trova letteralmente sommerso. A complicare le cose, anche un blackout elettrico che costringe Reynolds e Candelario ad operare in condizioni davvero critiche. Godwin continua a curarsi ma anche a dirigere i suoi collaboratori sotto lo sguardo attento di Helen. Proprio la dottoressa Sharp sta vivendo un momento molto particolare. Essere contemporaneamente amica, vice e medico personale di Max sta diventando troppo impegnativo per lei. Decide di prendere una decisione molto drastica. Le subentra quindi la dottoressa Staunton, che da quel momento in poi prenderà in cura Godwin. L'uomo però ha qualche difficoltà ad adattarsi ai metodi della nuova dottoressa. New Amsterdam, trama, quarta puntata, episodio 19. Un giorno felice. Le terapie che Max sta seguendo continuano ad essere molto pesanti. Come spesso accade in questi casi, alterna momenti di serenità a momenti di dolore e sofferenza, che gli impediscono di svolgere le normali attività quotidiane. A risentirne è anche la sua alimentazione, in quanto spesso non ha fame e dunque il suo peso è anche notevolmente calato. La situazione è quasi d'allarme rosso. La sua nuova oncologa, la dottoressa Staunton, decide che è il caso di affiancargli un macchinario che lo alimenti attraverso il sondino. Ciò gli permetterebbe quantomeno di arrestare la perdita di massa corporea. Godwin naturalmente non vede di buon grado questa soluzione, ma poiché è consapevole del fatto che non può lasciarsi andare troppo, alla fine accetta. Nel frattempo arriva al pronto soccorso Marie, una donna poliziotto, che è rimasta coinvolta in un bruttissimo incidente. La donna era in servizio quando è stata improvvisamente investita da un'auto impazzita. Subito si è sospettato il fatto che il conducente della vettura fosse ubriaco, ma in realtà gli esami dimostreranno un'altra verità. L'uomo ha avuto un ictus mentre guidava. Seguirà il caso la dottoressa Sharp, che si troverà di fronte a una vicenda umana molto particolare, che la segnerà molto. Mentre l'intervento alla donna verrà eseguito dal dottor Reynolds. Come andrà l'operazione? Lo stesso Floyd dovrà attraversare un momento personale molto particolare. Sarà la sua ragazza ad essere un validissimo supporto per lui. Anche il dottor Kapoor ha qualche grattacapo da risolvere. Un suo paziente affetto da sordità e recentemente operato riscontra dei problemi post-operatori molto importanti. Riuscirà VI a ridare serenità all'uomo? E Godwin riuscirà finalmente a sconfiggere la sua malattia? Saranno le prossime anticipazioni a svelarcelo, non perdetevele! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.